Le cooperative Latteria di Vipiteno e Milchliefer Genossenschaft Wipptal-Stubai sono in festa. Il 1 aprile è nata una nuova collaborazione con i produttori di latte della Wipptal settentrionale. Il 5 aprile 2014 la Latteria di Vipiteno ha voluto festeggiare il primo conferimento di latte da parte dei vicini a nord del Brennero. Molti sono stati i contadini tirolesi e altoatesini che hanno risposto all'invito per salutare questo momento così importante e significativo nella collaborazione transfrontaliera tra Tirolo e Alto Adige. Ritengo che l'importanza è alta sia per noi come Latteria Vipiteno, perché a noi ci serve una materia prima di alta qualità, e visto che negli ultimi anni siamo cresciuti con piccoli passi e abbiamo dovuto acquistare un po' di latte da lì fuori, adesso con questa fusione, con questa cooperazione, siamo in grado di fornirci la materia prima da soci oltre il Brennero, e per loro ritengo anche per loro sia una bella cosa, perché naturalmente cerchiamo di liquidarli un prezzo del latte che gli permette di rimanere sui loro masi e di guadagnare un po' di soldi. L'unione della cooperativa Latteria Wipptal-Stubai con 195 membri alla Latteria di Vipiteno è stata proclamata con unanime delibera dall'Assemblea Generale. L'obiettivo prefissato per il primo anno è quello di garantire la fornitura di 7 milioni di chili di latte nel periodo da aprile a dicembre 2014. Al termine del contingentamento nel 2015 sarà possibile spingersi anche oltre. La Latteria Vipiteno intende aumentare la produzione di latte bio, alla quale già sono vocate le aziende estensive della Wipptal e dello Stubai. I contadini approfittano del prezzo più alto del latte pagato. La cooperazione è stata avviata in meno di un anno e viene considerata positivamente anche dal direttore della Latteria Cooperativa Tirolese. Ja, nur positiv, also es ist. Infatti il risultato è assolutamente positivo, ci siamo impegnati per trovare soluzioni ad ogni problema, la consegna del latte è partita bene, così come la quantità e la qualità del latte. E penso che questo avrà d'ora in poi delle ottime ripercussioni anche sull'azienda, perché si vede che si tratta di una realtà rivolta al futuro. In sostanza si va a prendere il latte prodotto in modo sostenibile dal vicino, e questo è sicuramente positivo per il mercato. All'appuntamento di Vipiteno non ha voluto mancare il presidente della Dieta del Tirolo, Erwin van Sta, il senatore Hans Berger, l'europarlamentare altoatesino Herbert Dorfmann, il presidente della Camera di Commercio di Bolzano, Michel Ebner, il presidente del Südtiroler Bauerbund, Leo Tiefenthaler, il sindaco di Vipiteno, Fritz Karl Messner. Più volte è stato sottolineato che questa nuova unione nel mondo del latte rappresenta una pietra miliare della cooperazione transfrontaliera tra Tirolo e Alto Adige, un passo audace, un progetto concreto che arricchisce l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Questo è un progetto senz'altro interessante e particolare, soprattutto a livello politico, ma anche a livello economico, perché possono approfittare sia i contadini del Wipptal, ma anche quelli del Tirolo del Nord. Penso che non sia stato solamente un giorno felice per l'associazione dei contadini, il Bauerbund tirolese, ma per la popolazione contadina nel suo complesso, non solamente perché Vipiteno è un terreno storico, ma perché questa unione del latte transfrontaliera nel territorio comune dell'Euregio simboleggia un modello di successo per il futuro, anche perché comporta vantaggi per tutti, sia per i contadini del Wipptal, sia per la latteria di Vipiteno, che riceve una materia prima di alta qualità e rappresenta una base eccellente per l'ulteriore lavorazione e promozione. Così possiamo essere più competitivi anche in futuro. I festeggiamenti del 5 aprile alla Latteria di Vipiteno sono stati concepiti con un reale spirito transfrontaliero. Le contadine di Vipiteno e della Val Giovo hanno accolto gli invitati, mentre la banda musicale del Tirolo storico, composta da circa 100 musicisti appartenenti a 22 bande, ha accompagnato con il suo programma la cerimonia. Hanno dato il loro contributo al concerto le bande musicali sudtirolesi di Colle Esarco, Val Giovo Mareta, Mules, Fleres, Racines, Ridanna Vipiteno, Stelvio, Telves, Trens e Prati. Per il Tirolo erano presenti le bande di Elbögen, Fulpnes, Gries, Grischnitz, Mieders, Oberberg, Schmirn,
Schönberg, Steinach e Vals, Sankt Jodok, per il Tirolo appunto.